Amici di Itinerari, San Martino arriva in Ferrari e arriva qui a Villa Rosa nella sede del Ferrari Club di Villa Rosa. Ho qui con me il presidente. Ciao, buonasera Dino Natali, ben ritrovato. Grazie, ciao. È sempre un piacere averti ai nostri microfoni. Ormai tu da anni ci inviti agli eventi, alle manifestazioni che organizzi qui nella sede del Ferrari Club di Villa Rosa, vicino al centro commerciale La Torre. Tanti amici che accettano il tuo invito, soci e anche non. Questa sera la serata evento qui nella sede San Martino in Ferrari, quindi vino novello, castagne, caldarroste e tanti buonissimi arrosticini abruzzesi. Sì, beh, abbiamo pensato di cambiare un po' il menù degli altri anni, aggiungendo gli arrosticini al posto di un primo o qualcos'altro. E sembra che abbiamo riscosso un grande successo, perché siamo oltre 100 persone, quindi per il club come il nostro 100 persone a cena è parecchio. Beh, dicevamo soci e non, quindi l'invito è aperto a tutti. E qui nella sede siete questa sera quante persone a preparare la cena? Siamo in 8, tra noi dentro e quelli che, diciamo, il cuore sta fuori, perché è loro che preparano, diciamo, cuociono gli arrosticini, insomma tutto il resto. Insomma, c'è questa sera il fumo degli arrosticini e non quello del motore della Ferrari. Beh, questa sera è meglio gli arrosticini, perché il motore della Ferrari non è che ultimamente è stato un buon fumo. Allora, questo dicevamo è uno degli eventi che voi organizzate, ma ne fate tanti perché volete riunirvi, spesso vi ritrovate, fate dei raduni, degli incontri per stare in amicizia. Insomma, parole chiave del vostro club: amicizia, divertimento, grandi risate e soprattutto la passione per la rossa fiammante. Sì, noi, diciamo, lo scopo nostro, oltre a tenere insieme i soci che già ci abbiamo, facciamo queste serate nella speranza di tirare nuovi soci, perché una volta, due, tre, quando alla fine si invoglia a diventare socio del club. Quindi sono iniziative che facciamo con la speranza di portare dentro altri soci. Attualmente quanti soci siete? 100. Bene, insomma, un numero elevato che crescerà ancora di più. Beh, sì, diciamo, ultimamente, dopo i problemi che ci sono stati in Ferrari gli ultimi 2 anni, i soci sono diminuiti, eravamo 120, 130. Però purtroppo quando le cose non vanno nel verso giusto, poi si ripercuote sul cuore della Ferrari, che il cuore Ferrari non è Maranello, come pensano loro. Il cuore sta fuori, cioè i club che sono in Italia, che sono all'estero, ci sono tanti club, quasi 200, quello è il cuore della Ferrari. Però purtroppo non veniamo considerati come dovrebbe essere, secondo me. Quindi peccato, insomma, invece di crescere il numero è diminuito, però ci si attende, insomma, un futuro migliore. Le prospettive sono che di risalire, perché, diciamo, adesso si stanno un po' sistemando alcune cose interne e esterne alla Ferrari, quindi dovrebbe tornare quell'entusiasmo che si è perso negli ultimi 2 anni. E parliamo proprio del Gran Premio. Dal 2007 la Ferrari non detiene il titolo di campione mondiale. Che facciamo qua, presidente? Speriamo nel 2023. Purtroppo non possiamo fare altro. Bene, poi questa sede qui a Villa Rosa è piena di cimeli, diciamo così, di pezzi di auto della Ferrari dislocati su tutte le pareti, che hai voluto mettere in bella mostra per tutti i soci, anche, insomma, coloro che non sono soci e vengono ad ammirare questo che sta diventando quasi un museo. Se potessimo raggruppare tutti questi insieme tra lettoni, musetti, leggo qui alle mie spalle deviatore di flusso, insomma tanti pezzi anche particolari, ricostruiamo una Ferrari intera. Una piccola coda, dai. Sì, diciamo, attualmente, oltre a questo, sto facendo una raccolta di tutte le macchine di Formula 1. Però già quello lì è un grande investimento, perché tu conti che ad ogni modellino sta intorno alle 25 euro. Dovrebbe essere, dicono che la collezione è 60 pezzi, poi non rispecchia mai la realtà, però, diciamo, rimanerà come un patrimonio del club. Ma questi pezzi della Ferrari come ti sono arrivati qui in sede? Tramite un socio. Un socio che lavorava nell'ambito dei pezzi di Formula 1. Benissimo, quindi questo è un tassello in più, insomma, un fiore all'occhiello del tuo club, perché non tutti i club ce l'hanno. Questo, diciamo, che è un privilegio.
Sì, beh, siamo stati fortunati ad avere questo socio che lavorava in quel settore, questo sì. I modellini invece di cui ci parlavi, quindi hai 60 pezzi? I modellini li sto facendo io personalmente. E questi sono delle uscite settimane, ogni 15 giorni tramite un'edicola e ogni 15 giorni ritiro un modellino. Ah, ecco, per un attimo pensavo che le stavi costruendo con tanta passione. No, veramente ce n'abbiamo una. Ce n'abbiamo una di... guarda, adesso non ricordo bene, ma sono parecchi anni. Dove addirittura è motorizzata. Però non l'abbiamo mai montata. Un modellino in fase di costruzione. Sì, sì. È un modellino funzionante, motore a scoppio, non è che motore elettrico, no. Però purtroppo non abbiamo mai avuto il tempo di prendere tutti questi pezzi e montarli. È un peccato perché è una bella macchina, poi abbastanza grande. Bisogna assemblarli il più presto possibile. Lo so, però qui il tempo è sempre di meno. Non so come sarà, però a me mi passa il tempo talmente velocemente che io personalmente non ce l'ho. Dovremmo essere in parecchi a farlo, ma raggruppare 3-4 persone non è facile. Lo faremo, perché prima o poi lo faremo, perché quello è un investimento fatto che va realizzato sicuramente. Anche perché, diciamolo, sono 20 anni che tu, presidente, ti impegni per il Ferrari Club di Villarosa, l'hai fondato tu, correva l'anno 2003, insomma tra poco, l'anno prossimo, facciamo i 20 anni di carriera. Sì, questo posso dare dall'anticipazione che dirò anche dopo, c'è un programma da illustrare. L'11 marzo 2023 festeggeremo i 20 anni. Non è bello però, perché vuol dire che sono passati 20 anni, quindi mi sono invecchiato di 20 anni già. Ma la passione resta sempre quella di allora? Sì, la passione sì, non starei qua, questo è sicuro. Passione che ti porta, diciamo, ad organizzare tante feste insieme ai tuoi soci e ai tuoi grandi amici, ma anche il raduno che avete fatto lo scorso ottobre insieme a Benito Mandozzi, quindi un raduno organizzato da voi con Benito Mandozzi, proprietario di una Ferrari, si è svolto a Sant'Egidio, insomma raccontaci. Dunque, questa è l'idea di questo possessore di Ferrari, Benito Mandozzi, che è venuto al nostro raduno e voleva organizzarne uno nella sua tenuta di Sant'Egidio. E niente, l'abbiamo organizzato insieme, io gli ho procurato un po' di macchine, però lui, diciamo, è stato il finanziatore di tutta la manifestazione. Cioè i possessori delle macchine sono venuti, ma non hanno speso un centesimo. Gli è stato offerto dal caffè al dolce, allo spumante finale, tutto gratis. Questo ci tengo a dirle una cosa, che 20 anni di club non mi è mai successo. Quindi questo dovrebbe essere qua fra poco, ancora non c'è, quindi arriverà, però è una persona da tenere molto gelosamente. Insomma, un elemento prezioso che si aggiunge al club. Sì, adesso a gennaio facciamo il rinnovo delle tessere, quindi conto di tesserarlo. Grazie presidente, allora in bocca al lupo alla Ferrari per il prossimo campionato. Speriamo, perché qui ogni anno si dice prossimo anno, no? Il prossimo anno, adesso basta questo prossimo anno, deve essere il prossimo e basta. Ci contiamo, 2023. Va bene. Grazie presidente. Pochi giorni fa si è svolto il primo raduno Benito Mandozzi in collaborazione col Ferrari Club di Villarosa. Ho qui con me il signor, proprio lui, Benito Mandozzi. Buonasera. Buonasera. Allora, com'è nata questa idea di fare un nuovo raduno con Dino Natali, il presidente del Ferrari Club di Villarosa? Diciamo che io ho sempre partecipato con Raduno Nazionale Ferrari, facevo parte, sono il 696 socio. C'ho anche la tessera d'oro per un periodo di tempo. Poi dopo, giorni fa, diciamo poco tempo fa, abbiamo fatto due raduni qui a Villarosa con Natali, e allora gli ho proposto di fare un raduno Ferrari nella nostra sede a Sant'Egidio della Vibrata. Siccome io faccio impianti tecnologici, lavoro nel settore pubblico, ecco, abbiamo fatto questo raduno sulla nostra zona, nella mia tenuta, diciamo è stata una bella giornata, perché prima siamo stati, diciamo,
lì alla sede dove abbiamo la palestra, la fabbrica di mascherine, campi da paddle, e poi dopo siamo stati in un diciamo impianto di energia rinnovabile ad inseguimento in una collina di 85.000 metri quadri. Insomma, la passione per il cavallino rampante unisce davvero tante persone, l'ha unita al Ferrari Club di Villa Rosa, e so che lei sarà il primo tesserato del 2023. Senz'altro, sì, senz'altro. Ma quante Ferrari possiede? So che ne ha più di una. Due. C'ho una 355 Berlinetta e una 430 Scuderia che ho preso 6-7 mesi fa e l'ho comprata in Svizzera, perché è una macchina di prestigio e diciamo ho preferito comprare questa, che mi costa più di una Ferrari nuova. Insomma, costata. Davvero due gioielli, perché la 355 è l'ultima serie della Ferrari, diciamo quella squadrata. In mezzo dopo sono uscite tutte macchine arrotondate, macchine diciamo che sono state fatte di seguito. È un collezionista di Perugia che ci fornisce del materiale, perché stiamo facendo degli impianti in galleria a Fabriano. Mi disse: se devi comprare un'altra Ferrari, compra la 430 Scuderia, l'unica macchina che a lui manca, perché lui c'ha dal GTO c'ha l'F40, l'F50 e c'ha tutta la serie di macchine che ce l'ha in un locale di 600 metri, tutto con aria condizionata, umidificazione e quant'altro. Purtroppo ho trovato questa macchina in Svizzera da un privato, c'ha 14 anni, ma se la vedi è più che nuova. Tanto è vero, in Svizzera per riportarla, per mettere le targhe provvisorie, mi hanno fatto la revisione, l'ingegnere, dopo aver provato tutto, disse: dove l'avete tenuta questa macchina? Perché era in buonissimo stato. E adesso è qui in Italia, meglio ancora, da lei, dal signor Mandozzi. Sì, è qui da me. Diciamo, ecco, mo il prossimo anno pensiamo di fare un altro raduno, di farlo un po' più consistente. Grazie. Magari faremo due giorni di raduno. Okay.